A che età possiamo iniziare a fare i trattamenti con tossina botulinica? Idealmente pazienti che raggiungono un'età tra i 40 e i 50 anni rappresentano il grosso dell'inizio dei pazienti che cominciano a fare i trattamenti con la tossina botulinica. Sempre meglio cominciare un po' prima, evitando che le rughe diventino profonde, di modo che l'azione della tossina botulinica sia effettivamente la migliore possibile. Diciamo che la tossina botulinica dà questo effetto anche di prevenzione, cioè quando agisce su pazienti che hanno delle rughe molto sottili, consente, rallentando il movimento, alla pelle di crescere all'interno della ruga, quindi rendere un effetto di pelle più liscia, anticipando e preservandoci dall'invecchiamento che viene dopo. Sull'età iniziale, poi purtroppo, diciamo, la genetica fa il suo, per cui ci sono pazienti che già con una mimica molto spiccata magari hanno un'evidenza di rughe in età più giovane, anche attorno ai 30 anni, quindi anche un pochino prima. Quindi un'età vera di inizio non esiste, se si pensa che addirittura in certi ambienti si arriva a trattare pazienti sui 25 anni proprio per garantire degli effetti, magari per un determinato lavoro che viene fatto, che sono migliori e quindi danno un effetto e un risultato migliore proprio dal punto di vista anche fotografico della paziente stessa. Diciamo che la tossina comunque non è pericolosa, in quanto tale non è questione di età, di quando si comincia, ma del tipo di risultato che vogliamo ottenere.